Spero di rivederti a Windel. Buona fortuna. Buona fortuna, fratello. Ci rivedremo a Windel. Allora, questa sarebbe la mia casa. Là c'è una specie di missione. Direi di dare un'occhiatina alla casa prima. Qual è? Sembrerebbe questo. Apri. No, 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 no. Meglio di no questo. No, no, esci, esci. Hai detto che era casa mia. Ah, no, forse è l'icona del villaggio. Questa è l'icona del villaggio. Allora, guardiamo quella sorta di mappa. Allora, col quadrato sfoderiamo l'ascia. Ok. Con la X. La X. Si può prendere un cavolo. Non mi dicono niente. Che c'è? Cazzo vuoi? Cosa vuoi? L'hai trovato per terra. Deve essere il tuo giorno fortunato. Cosa? Mi sei mai visto? Gli ho rubato la verdura sotto il naso. Che simpatico, si può rubare le cosine, eh? Apri una gallina. Ciapa la galena. No, non posso. Allora, quindi guardiamo questo, quadrato, ok, con la X così, cerchio, ah ecco, mappa, perfetto. Sulla mappa del mondo i luoghi che ha scoperto, la mappa del mondo i luoghi che ha scoperto, hanno un'icona chiara, mentre quelli in cui hai solamente sentito parlare hanno un'icona scura. Difatti, questo ne ho sentito parlare, non ci sono stato. Witherum. Parla alla Yara di Witherum. Vorrei andare da quelle parti allora. Le pietre guardiane, da dove ho preso le abilità, e Riverwood, dove sono adesso. Guardala, quanti posti che sentivo parlare. Ok, poi cos'altro facciamo col cerchio? Oggetti, ok, vestiario. Ah, potrei togliermi qualcosa, no? Ma togliamoci questa. Ma sì, un po' così stiamo. Però no, vabbè dai, ma sono veloce però. Si corre con R1, ok. Bonjour, che dice? Oggetti. Scusi signora, provo a vedere una cosa. Bestiario. Ah, potrei mettermi questo, mettiamoci questa, è un po' più leggerina. Però non para, non para niente. Più che altro togliamoci il casco ora. Ok. Ma sì, stiamo così. Sì. Allora. Deve... Ma si può parlare, no? Quella della gente. Stiamo... Nessuno mi crede, ma te lo assicuro, ho visto cosa? Un drago. Sì, no, l'ho visto anch'io. Anzi, se quel drago non mi aiutava, era un cavolo. Hai sentito? Hanno rapinato l'emporio di Riverwood. Il povero Lucan deve essere a pezzi. Tutti mi parlano di questo emporio. Andiamo a vedere. Dov'è l'emporio, signora? L'emporio di Riverwood. Questo cos'è? Verwood. Forse è questo. Il merciante di Riverwood. Sì, dovrebbe essere lui. Allora, andiamo a vedere come mai tutti mi parlano di questo Riverwood. Andiamo a vedere, indaghiamo un pochino. Sì, ho detto di no, niente avventure, niente azioni clamorose, niente caccia al ladro. Che hai intenzione di fare allora, eh? Su, sentiamo. Che il bello. Tempo delle chiacchiere è finito. Ruba! Oh, cliente, ti chiedo scusa per ciò che hai sentito. No, no, niente. Usa il calderone, bello. Qui si può craftare di tutto, mi sa. Spada di ferro, ruba, non mi guarda. Vabbè, ora lasciamo perdere. Non so cosa ti abbiano detto, ma l'emporio di Riverwood è ancora aperto. Entra. Ruba il formaggio, guarda che fette! La fetta così costa 280 euro. Madonna, ragazzi. Voilà. Sentiamo un po', parliamo un attimo col tipo. L'emporio di Riverwood. Sì, parliamo. Io e mia sorella Camilla saremo felici di aiutarti. Sì, è successo sì, qualcosa. Abbiamo subito un piccolo furto.
Abbiamo ancora molta merce in vendita. I ladri cercavano una cosa in particolare. Che cosa esattamente? Un ornamento in oro massiccio a forma di artiglio di drago. Allora, beh, potrei aiutarti io a recuperare l'artiglio. Davvero? Cioè, ho delle monete provenienti dall'ultima spedizione. Sono tue se mi riporti l'artiglio. Come fatto? Se hai intenzione di catturare quei ladri, devi dirigerti al tumulo delle cascate tristi, a nord-est della città. Sì, così ora non devi andare, vero? Ma davvero? Io credo che il tuo nuovo aiutante qui abbia bisogno di una guida. No, io... Oh, per gli otto, d'accordo, ma solo fino al confine della città. Compagni? Guarda che c'ho la mappa, so arrivarci anche da solo. Vabbè. Apri. Ok. Vediamo un po' dove mi porta questa ragazza. Dobbiamo attraversare la città e superare il ponte per raggiungere il tumulo delle cascate tristi. Si vede anche da qui. È sì, la montagna oltre gli edifici. Sì, ma ho notato che c'è... Aspetta un attimo, Topino. Poi che vende il tuo fratello, perché qui mi serve un arco. Sennò quello mi fa un culo. Allora, fammi vedere che tu vendi. Segna quei ladri che non si... Dai sì, un'occhiata. Fammi vedere. Allora, questo è quello che vende lui. Questo è quello che ho io. Ah, ti vendo un po' di cose. Quando faccio un po' di sono. Ma prima fammi vedere cos'hai. Armi. Frecce. Frecce di acciaio. Belle. Frecce... Mazza di ferro, pugnale, spada. Ma non te più una, le frecce non c'hai. Quant'è la mia? C'è chi più la chiama spazzatura, ma io preferisco chiamarli tesori. Sì, interessante. Io ho questa 9 di danno, cioè non so se. Vabbè, ti vendo qualcosa, dai. Vuoi comprare? Vendo. Queste me le tengo. Questo te lo do. Questa me la tengo. Fammi vedere cos'hai te invece. Uno scudo, un arco? Cosa me ne faccio questi senza arco? Porca Eva, non c'ho l'arco. Cosa c'è di sopra? Non è un altro venditore? No, questo è un venditore. Però c'è. Ma qui potrei rubare. È già qui, A controllare. Faccio veloce, gli rubo qualcosa. La spada. Non è ancora arrivato. Ok. Niente? No, vabbè, niente. Fa attenzione! Sì, vado. Ciao. C'è un cacchio. Questo cosa c'è? Una casa, vediamo che c'è qui dentro. Se mi apre vuol dire che non è la casa di un privato, diciamo. Orgnar, mi stai ascoltando? Un bar. È difficile ignorarti. La birra sta andando a male, ce ne serve dell'altra. Mi hai sentito? Sì. La birra sta andando a male. Vedo che ci senti ancora bene. Assicurati di farti mandare presto una nuova fornitura. Abbiamo stanze e cibo, e anche da bere. Cucino io. Non c'è molto da aggiungere. Se ti serve una stanza, parla con Delphine. Quando il lavoro, se dove posso trovarlo? C'è chi di... Che si dice in giro? Dove posso imparare di più sulla magia? Ma chi se ne frega la magia? Sto cercando il lavoro. Sono venuti alcuni uomini dello Jarl e hanno lasciato questa lettera d'Italia. Ok. Qua? Dormi, letto di proprietà. Mio? Questa è un'ode dedicata ai protettori fedeli di Skyrim, gli imperiali. Andiamo al domani e alla sua gioventù per
che l'aggressore non torni mai. Senza andare alle prime. Oh, maleducata! Chi è il cantante? E in manto di tempesta la sorte è funesta. Col sangue e la spada riavremo una casa. Figo, troppo forte. Preparati, Ulfric, assassino di re. Che il dì tuo fatale rideremo di te. Tosto. Ok, vado.